Ciao a tutti, sono Margherita, un'educatrice della cooperativa Accento. Oggi volevo proporvi questa lettura, Sulla collina. È un libro che a me piace molto. Due scatole di cartone, abbastanza grandi per starci dentro, abbastanza grandi per nascondersi. Uto e Leo le portano ogni giorno su, sulla collina. Certe volte sono re, soldati di ventura, astronauti. Certe volte sono pirati che solcano cieli e mari in tempesta. Ma sempre, sempre sono grandi amici. Navigano, corrono, saltano, volano, chiacchierano e ridono, lui e Leo. Stanno in silenzio, osservando i piccoli movimenti della valle. Si sentono grandi come re dei giganti. A Uto piace questo ritmo a due. E poi, lunedì, c'è un tempo da lupi, incontrano un altro bambino. Ha una scatola e vuole unirsi a loro. Si chiama Samo. Ha osservato Uto e Leo ogni giorno e finalmente ha trovato una scatola abbastanza grande e il coraggio di chiedere se può giocare. Leo sorride e dice: "Certo!" E così i tre si mettono nella loro scatola a guardare un piccolo falco e le nuvole passare. Certe volte sono cacciatori di draghi, buoni vicini, arditi scalatori. Ma Uto si sente strano. Una sera Uto distrugge la sua scatola, ci salta su, la calpesta, la riduce a pezzi. Il papà dal salotto gli dice di smetterla, adesso basta! Uto ha deciso, non salirà più sulla collina. Leo e Samu qualche volta passano a chiamarlo. Uto li evita. Preferisce stare a casa a disegnare. Di solito disegna due scatole, una accanto all'altra. Ma gli manca Leo, gli mancano i loro castelli di cartone lì sulla collina. Un giorno bussano alla porta. Sente la voce di Samo. Abbiamo una cosa per te, dai, su, per favore, vieni fuori. Tutto quello che Uto riesce a vedere sbirciando dalle tende è una scatola. Ma è molto più di una semplice scatola. Ha un sacco di cose attaccate, scintillanti e sventolanti come enormi aquiloni. E poi i colori, e poi i suoni, e poi le ruote. Così l'enorme scatola su ruote la chiamano Mega Robo. Viene trainata sulla collina. È meravigliosa, un incredibile mostro creatura scatola cosa. È un razzo supersonico esplosivo, un triplo jet transformer, uno splendente scintillante re. Dentro ci sono perfino delle scatole, una con i biscotti, una con la limonata. A Uto piace Samu. Samu è gentile, Samu è divertente, Samu è audace e coraggioso. A Uto piace il tempo trascorso insieme, la loro Samuleutitudine. Gli piace il loro ritmo a tre. È nuovo ed è bello. Spero che questo libro vi sia piaciuto. Adesso vi propongo, come hanno fatto un po' Samu, Leo e Uto, di riciclare un po' di oggetti che avete in casa, tipo dei rotoli dello Scottex, i rotoli della carta igienica, dei pezzi di stoffa, dei fili di cotone o delle rocchette se per caso vi capita di averne. E io con questi materiali ho creato Stella. È una mostriciattola, mi è molto simpatica e da oggi vive qui a casa mia. Ciao a tutti!